E questi sono gli italiani. Cioè voi, ragazzi. Specchiatevi bene. Cercate di mettervi in testa che a Brescia ci siete stati 6 mesi, visto che c'è la sede del vostro reggimento. E naturalmente conoscete tutto a memoria. Conoscete stadi, cinema, teatri, divise, le canzoni. E le valie. La domenica manovra al parco, servizio completo dalle 3. Ok, ok, piantatela adesso. Battaglia decisiva in Marmarica, il 28 luglio dell'anno scorso. Ficcatevelo in testa, tutti voi siete stati qui come a Brescia. Combattevate a fianco dei tedeschi, naturalmente. Ecco i vostri nuovi alleati. L'Africa Corps. Quello sarebbe il sostituto di Freeman? Sì, uno dei soliti culi di piombo che ti manda allo Stato Maggiore. Grazie. Saluto fascista. Fascicolo 3 delle sue istruzioni, paragrafo C, pagina 2. Ordine operativo. Perfetto, sergente. Sono il capitano Valli. Sergente Sullivan, signore. Sergente, mettiamo subito una cosa bene in chiaro. Non gliel'ho detto io al tenente Freeman di andarsi a rompere una gamba. Una fregatura. Fregatura in che senso? È che con Freeman eravamo già stati insieme, io e Dino. A Battan, giusto, Dino? Giusto. Contro mezza divisione di musi gialli per un mese. Solo noi tre siamo usciti vivi. Sì, lo so. Ho letto i rapporti di quell'azione. E voi avreste preferito Freeman al mio posto, hm? Non ho detto questo. Beh, non c'era bisogno di dirlo, Sullivan. Atedì. Ragazzi, questo è il capitano Valli, il nuovo comandante. La missione che ci hanno affidato l'ha progettata lui. Grazie. Sono stati addestrati per un mese. Ma abbiamo scelto il meglio. Tutti oriundi. Come può vedere a occhio nudo, sono tutti di razza, di origine italiana. Ce n'è uno tutto americano, qui in mezzo. E sono io. Ehi, sergente. E il povero Aldo dove lo mette? Ho persino imparato a mangiare gli hot dog. Anche lei di broccolino, capitano? Certo. Mio padre è italiano. Mm-hmm. De Palermo. Ci hanno scelti tutti per la nostra origine, perché parliamo bene italiano e perché se anche siamo nati o magari vissuti in Italia, siamo a tutti gli effetti cittadini americani. Eh sì, anche agli effetti penali, come questi due. Non mi credete? Date un'occhiata agli archivi della polizia di Chicago. Pianta la furbacchione. Non sei a Chicago, amico. Buoni ragazzi, avete fatto il vostro numero e ci siamo anche divertiti. Ma basta con gli scherzi. Non c'è più tempo, si parte molto presto ora che è arrivato il nostro nuovo comandante. Mm. No, no, stia pure, sergente. Lasciamo perdere le formalità, eh? D'accordo? Questa visita non è ufficiale.
lei preferiva attendere la guarigione di prima, ma vede, questa azione non si può rimandare per una gamba rotta. Cosa cerca di dirmi? Lei conosce gli uomini, li ha addestrati, e loro hanno fiducia in lei. Oltre Dino, lei è l'unico che abbia esperienza di comando qui. La medaglia l'ho già avuta. Già. Sullivan, sono venuto perché ho bisogno del suo aiuto. Certo, tutti amici. La musica è vecchia. So molto bene che lei ha bisogno di me. Aspetti un momento. Si rilasci, capitano. Quante azioni coi commandos ha fatto lei? E sa cosa vuol dire starci dentro fino al collo con questi maledetti pivelli? Conosco l'operazione fino all'ultimo dettaglio esattamente. Esattamente? Mm-hmm. Che accidenti sa lei esattamente? Lei è stato bravo a tavolino, capitano. Ma ha idea che vuol dire ammazzare esattamente con queste? O con questo? Si pianta il coltello nella gola o nelle budelle e si gira. Devi stringerlo molto forte, perché l'altro non riesca a liberarsi prima di crepare. Ha mai sentito l'odore del sangue, capitano? Un odore caldo, nauseante. È una sporca faccenda, capitano. E pochi tornano indietro a raccontarla. Ma che diavolo ne sa lei? Esattamente. Non la diverte, vero? L'aspetto domani mattina alle 10 al rapporto con gli uomini. Sono sicuro che tutti i miei ordini saranno eseguiti esattamente. E nel caso non le fosse chiaro, si ricordi che qui comando io. Questa è l'oasi. Noi scenderemo qui. Saremo paracadutati in pieno deserto a 3 o 4 chilometri dall'obiettivo. Avremo un'ora per impadronirci degli impianti idrici sorvegliati dal reparto italiano ai quali dovremo sostituirci. Ma dobbiamo proprio ammazzarli tutti, anche quelli che dormono. Non sforzarti il cervello. Come dice esattamente il capitano, niente prigionieri. È così. Il piano prevede che restino vivi solo i due ufficiali e l'operatore radio che servono per la commedia. Spero che vi rendiate conto dell'importanza della nostra missione nel quadro dell'operazione Torch, che prevede lo sbarco delle forze americane e alleate nel Nord Africa alla data prestabilita. Dovremo difendere i pozzi dell'Oasi ad ogni costo. Unica fonte d'acqua per centinaia di chilometri. E i nemici, ritirandosi, non devono assolutamente distruggerli. Ultime ricognizioni. Un reparto corazzato tedesco si è attestato nella zona a circa 50 chilometri. È bene che lo sappiate, perché li conoscerete da vicino. Verranno certo a rifornirsi d'acqua all'oasi. E le cose potrebbero complicarsi parecchio. Perciò, d'ora in poi, ficcatevi bene in testa la vostra nuova identità. Siete dei soldati del Regio Esercito Italiano. Dimentichiamo di essere americani. Dobbiamo mangiare, dormire, pensare in italiano. E ricordate, i tedeschi sono qui e non devono assolutamente sospettare di nulla. Okay.
voi, soldati del Regio Esercito Italiano, gettate tutto qua dentro. Amori, vita passata, ricordi. È l'ultima occasione che avete per confessarvi, prima di cadere da 2000 piedi e rompervi l'osso del collo. Comincia tu. Come no? Ecco qua il mio vecchio e i suoi broccoletti. Mia madre e il suo rosario. Tre sorelle. E 15 anni a cambiare mestiere ogni settimana in quella meravigliosa terra che è l'America. È tutto quanto qui dentro. Gon. Finito. E tu che ci metti? Io? Ci butto la zappa. E volentieri. Non ho mai capito perché mio padre è venuto proprio in America a fare il contadino. Di fatica poteva crepare anche in Sicilia. E voi due, incensurati, che ci buttate qui dentro? Io passo. Io pure. Oh, qualche rapina a mano armata, magari un ricattuccio. O qualche protezione a pagamento. Su, da bravi, buttate dentro, che ne avete? Ti do un consiglio, paese. Meglio non scherzare su certe cose. Porta iella, paese. Lavorati il piccolo, invece. Vedi un po' dove tiene la sua mamma. Guardi qua, Empire State Photographers. Dov'è che si trova? In Italia? È con le nostre maledette vite che giochi, eh? Ci sono altri che tengono segreti nel buco. Basta così, Sullivan! Mettetevi tutti a sedere adesso. Su, muovetevi! Tutti comprende anche lei, sergente. Pronti per il lancio? Pronto! Via. 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 Buona fortuna, Sullivan. Che facciamo? Siamo in ritardo. Ne mancano ancora due. Dino... Non si agiti, capitano. Eccoli. Dino. Questo fesso si era impigliato. Ho dovuto tirarlo fuori. Corvi! Sullivan, andiamo. Voi con me.
Camerata, un altro giro, così puoi rifarti, no? No, no, all'alba ce ne andiamo, lo sai. Il nostro lavoro all'oasi è finito. Buona notte. Notte. Cerco di dormire un paio d'ore. Arriva o no? È pronto in un momento, sergente. No, aspetta. È ora di cambiare il turno di guardia. Ripasso dopo. Chi va? Chi va? Ehi, camerata! Fa un caldo qui. Non si riesce a dormire. Sigaretta? No, no, grazie. Buonanotte. È quasi pronto, sergente. Agli ordini, capitano. Sei tu il radiotelegrafista? Signor sì. Sta bene attento a quello che ti dico. Se vuoi salvarti la pelle, niente scherzi. Non ti conviene, chiaro?
Ehi, ehi, tocca a te, è ora. Sveglia, alzati. Quanti sono? Non so. Cerchiamo di filare. Via! Forza! Tedeschi. Guardate se ce ne sono degli altri. Attento, capitano! Siamo disarmati! Sotto, basta ora. Ho detto basta. Non mi ha sentito, basta! Gli ordini erano di ucciderli tutti. Non si metta a discutere adesso, per Dio! Ci sono dei tedeschi là fuori, ci hanno scoperto. Tedeschi? Andiamo. Dino, sorvegliali. Fai, presto! Tutti spacciati, non ce ne sono altri. Farci coprire dai prigionieri e andare avanti. Lei ha sbagliato esercito, sergente. Allora che suggerisce? Fra poco sarà giorno. Già, lei faremo saltare la porta. Useremo gli esplosivi. Un'altra entrata. Proviamo da quella parte prima che sia tardi. Voi pensate a coprirci. Su. Thank you.
la tua. Cerca di far fuori quella mitragliatrice. Svelta! Puttana Eva, e questa chi è? Sei partita con le altre. E dove andavo? A Tunisi? In Italia? No, troppa concorrenza. Si guadagna di più qui. Beh, capitano, che ne dice? La perquisisco? Te ne starai buona ora nella tua stanza. Ma è proprio qui che io lavoro. E se vengono dei clienti da fuori a trovarmi? Io devo essere ospitale, capitano. Voglio che gli uomini stiano lontani da qui, inteso? Non c'è manco un goccio di Coca-Cola. Perciò gli facciamo la guerra. Non te l'ha mai detto nessuno. È il gestore dell'hotel? Vi ha chiarito bene tutta la situazione, sergente? Salvate i pozzi, signore, e Allah vi proteggerà. Sì, credo che l'abbia capita. Ma i prigionieri, capitano, perché tenerceli sul gozzo? Lei si limiti a eseguire i miei ordini. Sì, come no, capitano? Spero solo che sappia quello che fa. Via, in cantina! Muovetevi! Tenente, soltanto una domanda e le consiglio di rispondere bene. Che ci stavano a fare qui quei tre tedeschi? Hai sentito, tre? Uno non l'hanno beccato. Niente paroline all'orecchio, brutto vigliacco!
Non aspettavo che un gesto per ammazzarla. Si calmi, sergente. Porti via i prigionieri. Via! Mi farei ammazzare piuttosto che parlare. Non scopra lei che stavano a fare qui i tedeschi. Mi pare che tenga poco alla pelle dei suoi ragazzi. Tutto dipende da come si comporterà lei. Che vuol dire? Se lei non collabora o fa un gesto sbagliato, sarò costretto a farli ammazzare tutti, uno per uno. Non potete fare questo. Possiamo fare tutto, se lo metta bene in testa. Allora, quei tre tedeschi? Erano qui per minare i pozzi dell'acqua. Dovevano rientrare in mattinata al loro reparto. Che ci rimandino al fronte. Più presto è, meglio è. Ehi, avete sentito bene? Il professore si è tolta la maschera. Sotto la sua modesta divisa di semplice tenente batte il cuore di un vero soldato. Ah, ah, ah. Attenti! C'è un nuovo Rommel tra noi ragazzi. Riposo, riposo. Dico sul serio. Al fronte non ci si riposa molto più che qui? Mm? Oh no, professore, no. Non ci puoi deludere ogni volta così. Il destino dei professori come me è proprio quello di dover deludere gli eroi come te. Non mi fai ridere, tenente. Non c'è ragione di offendersi, Rudy. Scherzo solo. Oh, finché siamo a pari grado, Perché ti conosco. Tu sei il tipo da promozione sul campo. Congratulazioni, Rudy. Sì, ho visto sempre in te l'autentica stoffa del colonnello. No, troppo bello per essere vero. Vedo che c'è in programma una serata all'Oasi. Ma non credo che il colonnello in carica ce lo permetterà. Stavolta sbagli, professore. Il colonnello è di ottimo umore perché sono arrivati i nuovi Panzer. I nuovi Panzer? E mi nascondevate una simile notizia? No, non c'entrano i Panzer, ma il camion della posta. L'hanno bombardato ieri. E il colonnello non ha ricevuto la solita letterina profumata che lo rende tanto nervoso. Che notizie ci sono? Niente di nuovo dalle loro emittenti. Nessun cenno sullo sbarco. Bene. Resta in ascolto e avvertimi di qualunque novità. Bene. Ci sono già novità. Capitano. Autobotti italiani in arrivo. Voi mettetevi a giocare sul piazzale. Sì, sì. Fai le porte. No, tu sei a posto? Che ne pare? Continua così. Ehi, tappabuchi. Ho quasi finito, capitano. Bel lavoro, eh? Niente gesti del genere. Puzzano troppo di americano. Stai più attento. Arrivano! Thank you.
C'è bisogno che le rinfreschi un po' le idee, tenente? Spero di no. Coraggio, con quell'acqua fate presto. Ciao. Non vi ho visto mai da queste parti. Com'è? Siamo nuovi. Signor tenente, la bolletta. Tanto, signor tenente, non l'ho fatto apposta. Ehi, tu, dammi la mano! Ecco, tenga la penna. Glielo reggo io. Oh. Tutta vita qua, lavativi, ve la spassate, eh? Già. Tenente? Capitano? Solo la firma. Adriana! Adriana, amore mio! Ho preso la teca! Salgo su! Io non sapevo che... Perché non ti prenoti la prossima volta? Tanto, questi sono per te. Ciao, Stella! Ciao. Dove vai? In officina. Mi basta un po' di fil di ferro e una chiave inglese. Di inglese non troverai un bel cavolo qua. Ma a che ti serve? Per il carburatore. Il carburatore? Perché l'attacco con lo sputo? Caldo, eh? Già. Io tenterei. Cosa ne dici? Ehi, vi puzza di campare? Il tuo mitra non fa troppo rumore. Cosa ne penserebbero gli amici là fuori? Non ti preoccupare. C'è anche questo. Per non disturbare gli ospiti. Il sergente ti sta cercando. Stavolta è andata, eh? Già. Secondo le previsioni, però, di convogli come questo ne arriveranno una mezza dozzina al giorno. Proprio così. Non si rallegri troppo, lei, perché dovrà recitare la commedia insieme a noi ogni volta che lo decideremo. Se lo decideremo, lo porti giù con gli altri. Sì, signore. Conosco la strada. Ma voi americani quanti siete? Una trentina.
No, non qui. In America, dicevo. 150 milioni. Ah. E tutti contro di noi. Minchia. Coraggio, amico. I politici si scocciano, le guerre finiscono e poi ci scambiamo i saluti con le cartoline. Cammina. Eccovelo, tutti uguali gli ufficiali. Signor tenente, sa di dov'è quello? Di Partinico. Non io, mio nonno. Venite voi due, c'è il raggio. E questi qua? Dopo. Guardi, tenente. Può servire. Il raccordo elettrico è qui fuori. Sono stato io a fare l'impianto. Bisognerebbe aprire la cassetta. Beh, se gli americani la chiamano fuori un'altra volta. Io ci spero poco. Sai una cosa? Bisogna cambiare tattica. Far finta che ci siamo rassegnati. Sì. Chiacchierate con loro, fatevi di amici, capito? Sì, ma anche lei deve mollare un po', signor tenente. Lo so che un ufficiale ci tiene alla divisa, all'onore. Ma, vede, qui si tratta di fregarli. Ci proverò. Allora, ragazzi, al lavoro. Voi alla finestra e voi due alla porta, presto. Vai. Piano. Non è mica facile. Che stanno facendo? Se ingozzano, sti cornuti. Non mangia, capitano? No. Che merda. Ora lo so perché mio padre è scappato dall'Italia. Come si può dormire qua dentro? Come? Voi ci riuscite a dormire? Prendi, fumaci sopra. Fuma, dammi retta. Ancora niente? Che si fa se non sbarca? Arriveranno. Glielo hanno detto i suoi amici generali? Ora la pianti, Sullivan. Si sente in trappola? Di che si preoccupa? Per me non è la prima volta. A lei piuttosto, che effetto fa? Lei sa parlare soltanto di trappole. Ma è il discorso preferito dei topi. Una volta per tutte non mi crei complicazioni, ho già i miei problemi. Ma le pare. Sono contento, anzi, che sia con noi. Così può rendersi veramente conto di come vanno le cose fuori dal suo ufficio. Basta! Speravo che lei volesse aiutarmi, ma non importa. La responsabilità è mia, solo mia. E lei d'ora in poi dovrà eseguire i miei ordini. Soltanto i miei ordini, ha capito? Ha capito? Sì, sì, ho capito. Ma ascolti un consiglio. Niente errori, se no... Sì? Sì? Certo, camerata. Che c'è, passo? Ho capito. Provvediamo subito. Bene, chiudo. Sono i tedeschi della divisione corazzata. E allora? Vengono qui. Quando? Stasera alle 9, dicono di buttar giù gli spaghetti.
Quasi quasi mi presento a Hitler in persona. Bel gusto, perché lo faresti? Per vedere se anche lui saluta. Hey, Hitler! Ehi, ragazzi, niente fesserie, capito? Se per caso dobbiamo usare le armi, aspettiamo l'ordine del capitano. Chiaro? Questo è il mio posto. Bravo, Ricetto. Chi te l'ha insegnato? Le cattive compagnie. Ah, accidenti, che bomba. Bastano queste per stenderli. Sergente. Va bene, capitano? Sì. Avanti, bevi, bambola. Così quando i tuoi amici tedeschi verranno su, ti troveranno a dormire come una brava bambina. Senti, io non parlerò, lo giuro. Guarda che so come trattarle, le donne come te. Tu? Sei un porco, bastardo! Hai detto giusto. Ma adesso bevi, Angelo. No. No. Su, basta. Bella. Basta. Sergente. Sergente. Mi spiace, sorella. Ma peggio per te che sei voluta rimanere qua. E qua sei in guerra anche tu. Goditela. Così fai prima. Dai, domani ti svegli e tutto è passato. Tutto a posto. Bene. Qual è di solito il tavolo degli ufficiali? Questo? Bene. È proprio quello che ci ha indicato Abu Ali. Sta diventando ragionevole, tenente? Non si faccia troppe illusioni. Non se ne faccia lei. Se succede qualche cosa, faccio saltare tutto. E i suoi uomini pagheranno per primi. Dall'assù il sergente la terrà d'occhio. E tengo d'occhio anche te, caro capitano, non dubitare. Beh, per essere un fivello finora se l'è cavata, no? Che casca anche tu! I tipi come lui se la cavano sempre. Sono gli altri che pagano. Occhi aperti voi due, sorvegliateli da qui. Lieto di conoscerla. Ma che ne è del capitano Dallo? È stato un avvicendamento. Ci sono rimasto soltanto io dei vecchi, ma non so per quanto tempo ancora. Dall'aria che tira ci sarà un trasferimento anche per lei, e presto. Troppi movimenti, c'è sotto qualcosa. Forse i nostri amici stavolta ne sanno più di noi. Che cosa dovremmo sapere? Che gli inglesi stanno preparando qualcosa dopo l'offensiva di Montgomery. O gli americani, chiaro? Gli americani. Manovre dimostrative al largo di Gibilterra. Mm. Non si cacciano certo nella tana della volpe. Naturalmente. Ho
Benvenuto, camerata. Ben trovato, amico. Stasera è una serata speciale. Sei ospite nostro, eh? Dankeschön. Mi ci voleva. Potessi mandar via un po' di sabbia dalle gengive. Beati voi che siete nuovi. Con questo mandi giù anche i denti. Dacci dentro. Bevi. Beh, che fai? I miei guastatori. Non li vedo qui in giro. Dove si saranno cacciati? Beh, in effetti, non ci sono più. Esatto. Sono ripartiti. Ripartiti? Mm-hmm. Non è possibile. Avevano l'ordine di ripresentarsi a me al reparto. Beh, tenente, il deserto è grande. Si saranno perduti o avranno sbagliato reparto? No. Non quegli uomini, capitano. Sono 4 soldati in gamba. Li ho addestrati io. 4, maledizione. Cosa c'è, capitano? Oh, niente. Niente, solo pensavo che potrebbero aver disertato. È impossibile, capitano. Lei non conosce il mio reparto. Altrimenti non si permetterebbe certe insinuazioni che ritengo offensive. Ah, smettila, Rudy. Siediti e sta calmo. Dei tuoi ragazzi ti occuperai domani, d'accordo? Che facciamo? Niente, cretino. Da dove ha detto che viene? Io? È ancora vergine. Primo giorno di guerra per lui. Proprio, siamo in retrovia. Di guerra non ne ho vista molta ancora. Buonasera, signori. Oh, voilà. Quasi pronto. Beh, era ora. Vado a dare un'occhiata ai pozzi. Voglio almeno vedere come hanno fatto il lavoro. Ma gli spaghetti arrivano tra poco. Ce li avete ordinati proprio voi, no? C'è un ufficiale tedesco che sta uscendo. Tienilo d'occhio. Dino, sta attento. Attento. Sono certo di averti già visto. Mm. Sì, sì, a Tunisi. 3 mesi fa. No. A Tobruk. Lascia. Mai visti italiani a Tobruk. Allora mondo boia a Brescia. Sì, ci ho passato molto tempo a Brescia per consegnare i modelli dei nostri carri armati. Tu sei di Brescia. Sì. La Ninetta, la conosci, la Ninetta? Che simpaticone. Di là sai quella, quella della tortura cinese. Sì, di quel cinese che aveva legato un mattone grosso così ai... Disinnescate. Non voglio mica saltare prima del tempo. Farai bene a rimettere tutto a posto. In caso di allarme, le cariche devono esplodere immediatamente. Se me lo dice il capitano, io eseguo gli ordini. Fa conto d'averli avuti. La guerra cambia il carattere degli uomini. Io prima amavo gli insetti, ma adesso qui in Africa li odio. È un grosso professore lui in Germania.
un asso in entomologia. Gli insetti. Sono il tuo piccolo mondo personale, vero? Ma istruttivo, però. Molto istruttivo. E ora qui a caccia di farfalle? A caccia di inglesi. È uno sport più serio. Già. E lei, capitano, di che cosa si occupava da borghese? Io? La divisa cancella tutto. Tutto bene per adesso. Prendi tu il mio posto. Sì. Si vede che lei è un novellino. È ancora sotto shock. Ma creda, non passerà un mese e la legge della guerra le farà cambiare idea. Come sferzati da spiriti invisibili, i cavalli del sole attraversano il tempo col lieve carro del nostro destino. E a noi non rimane che tenere salde le briglie con coraggio raccolto e guidare le ruote a destra e a sinistra. Un italiano che conosce Goethe proprio qui in pieno deserto. Se fino a un momento fa eravamo alleati, ora siamo fratelli, no? Dico giusto. Beh, forse Goethe non voleva alludere ai carri armati. No. No. Ma io me lo recito proprio quando sono chiuso lì dentro. Goethe in scatola. Ma quando se ne vanno queste carogne? Restano sempre tanto. Sempre tanto. Ehi, tu! Mi fai dare una tirata? Toh, tienile tutte. A me manco mi piace di fumare. E allora perché fumi? Per farmi passare l'appetito. Quando lavoravo fumavo. E la fame passava. Di un po', che mestiere facevi a casa prima della guerra? Facevo il bracciante. Guadagna bene un bracciante in America? Beh, insomma, si campa. Quanto pepe. Buono per... Vado su da Adriana. Non ora, dorme. Sai... Troppo lavoro. Adesso prova a svegliarla. No. È un'ottima idea, vecchio porco. Provaci. Mangia. Dai. Adriana, Adriana, sono io, Hans. Ehi, sveglia, davanti bella. Ma che ti pigli, accidenti? Adriana! Sveglia, ti hai capito? Su, coraggio. C'è qui il tuo Hans. Oh, guarda che perdo la pazienza, sai. Adriana, svegliati! Ha festeggiato stanotte. Ah, con voi italiani è tutto chiaro. Ma che gli farete le donne? Amici, c'è qualcuno che sta cercando di fare il doppio gioco. Tu? Non vorrai farmi credere che te la sei scordata davvero? Quella speciale bottiglia di rum. Giorni fa gli amici italiani hanno perduto una scommessa. E adesso fanno finta di cadere dalle nuvole. Vero, Tomasini? Ma io so benissimo dove è nascosta la riserva. Aldo, una bottiglia di rum per il tenente. No. Faccio da solo, non ho bisogno di nessuno. Non voglio trucchi, voglio quello buono. Vi conosco, ragazzi.
Voi italiani, in fatto di donne e bottiglie, siete degli assi nel mollare fregature, ma io non intendo farmi fregare. Voglio del rum e non acqua. Agli ordini, tenente. Sono addetto io alla camusa. D'accordo. Che le succede, capitano? Non sei mica offeso, vero? No. Eppure dovrebbe essere da queste parti. Avevo ragione. Bene, è la medicina che ci vuole. Beh, dal momento che è riuscito a trovarla, pazienza. Quella la offro io. Va bene, accetto, ma la prossima volta pago io. Ehi, là dentro si divertono. Ti sembra giusto? Vado a farmi una bottiglia anch'io, allora. Accidenti che ci danno dentro. Tutto quell'alcol con i tedeschi. Quell'incosciente guai se ne va a cercare. Dove vai, sergente? Per domani, capitano. Coraggio, un sorso anche per te, sergente. No, no, grazie, non mi farebbe male. Oh, buttalo giù lo stesso. È un ordine. Avanti, fuori servizio, può bere. Se stai male ti farà bene. Grazie, signore. Signori. Forza, un altro giro! Io sin dir geschritten aus meiner Leger war, wo du mir sehr verdiente, erfülle morgen Nacht, die Lade mir der Knage, segui come un poliziotto. Che accidente vuoi? Ehi, che cos'hai? Che ti prende? Voglio prendere una boccata d'aria. Da solo. Va bene. Ed ora una per noi, camerati. La mamma di Rosina era gelosa. Thank you.
succede laggiù? Chi ha sparato? Chi ha sparato? Io, capitano. Ho visto un'ombra. E chi era? Uno sciacallo. Mi domando che avrebbe fatto se avesse visto un cammello. Hanno i nervi a pezzi, con questi continui turni di guardia. Turni di guardia. Agli sciacalli? Ho creduto che foste attaccati da un comando. Potevamo darvi una mano. Ottimo lavoro, sergente. Sergente. E adesso che gli prende? Lascia perdere, portiamolo via. E lo hai salvato tu quella volta dai giapponesi? Mm-hmm. Sì, eravamo un centinaio. E ci siamo salvati solo in tre. Un massacro. Tutto per colpa di un maggiore incapace vigliacco che ci ha mandati allo sbaraglio. Ah, allora è per questo che ce l'ha con Valli. E cerca di tenerti sempre al suo fianco. Smettila di far domande. Ehi, guarda un po' qui. Non ci pensare più, È passato. Finito. Quello che hanno detto all'ospedale. Adesso sei guarito dallo shock. Bravo, sergente. Ti daremo la medaglia. Bene. Mi sono proprio divertito. Una gran bella serata. Come no? Meglio delle Folies Bergère. E dorma bene, capitano. Grazie. Andiamo. Capitano, quel cognac che le ho promesso glielo porterò. Ci può contare. Arrivederci. Buonanotte. Auf Wiedersehen. E Tomasin? Dov'è il tenente? Sono qui. Non scappo a piedi nel deserto.
Io sto sei? Male! Stai male? Mamma, senti, mia, cosa succede? Aiuto! Cosa? Uno sta male! Che cos'ha? Aiuto! Si vomita anche l'anima! Oh! Oh! Chi va là? Senti, il capitano ha detto che... Solo che questo schifo di carretta non ci pianta. No, buono, che giù è fatto. Ehi, Tarent, ascolti. Ehi, fermati. Sono loro. Ci inseguono. Hanno riparato un camion quei lulli bastardi. Dai, più forte che puoi. Fila, se ce la fanno a raggiungere i tedeschi alla fine. Passate di qua, avanti, non perdiamo tempo. Allarga e sta attento. Ci siamo insabbiati! Dun, dun. Siete
Avanti, spingete! Forza! Giù, svegli, svegli! Dai, accelera, prova, prova! Niente da fare, non si muove, tenente. Che facciamo? Le giacche, forza! Mettete sotto le giacche, dai, prova dai, adesso, dai, prova! D'acqua! Forza, prova, prova! Su! Eccoli laggiù, sono bloccati. Carichiamolo sul camion. Sparami in fretta! Torniamo indietro. Di ballo avevo tutti, polacchi, russi, francesi, inglesi, australiani, mi mancava di dover sparare solo agli americani. Ma dove sono sbarcati esattamente? No, te li troverai davanti prima di quello che pensi. Ci uniamo alla colonna di von Mittel verso la depressione di El Gadar. Cooper!
Sono rientrati tutti? Sì, tutti, ad eccezione del tenente Casper. È fuori da questa mattina a cercare i suoi guastatori scomparsi. Sollecitatelo via radio. Sì, provvedo subito. Lei, tenente, prenda le autocisterne e faccia un ultimo carico all'Oasi. E mi raccomando, controlli che gli italiani eseguano le disposizioni stabilite. Vada, non perda tempo. Posso andarci io? Potrei dare un ultimo saluto agli amici italiani. E poi ho un certo debito con loro. D'accordo, ma non farti vincere dal tuo sentimentalismo, perché hai poco tempo a disposizione. Sì, certo, grazie. Andiamo al rapporto dal colonnello. Sì, andiamo. Guardi laggiù, mi sembra che arrivi qualcuno. Dormito bene, bellezza? Facevi tante storie. Ma adesso la vita ricomincia, tutto passato, no? Ti ci sai mettere, Perché qui sono sola. Ma a Napoli c'era mio fratello e con lui ti ritrovavi con le budella in mano, brutto vigliacco. Se passo a Napoli me lo fai conoscere. Ricognitore! È uno dei nostri! Mi hanno detto si vede qualcuno! Ragazzi dicono che dobbiamo andarcene da qui. E i pozzi? Non ne parlano nemmeno. A causa dei nuovi sviluppi la missione è annullata. Annullata. Come? L'ordine è di abbandonare il posto ed effettuare un ripiegamento con la massima rapidità. Dobbiamo dirigerci immediatamente verso il punto più vicino alla costa. Ma sono pazzi! Sono pazzi! Abbiamo fatto tutto questo inutilmente. È una cosa assurda. Bene. Diciamo che è stata solo una scampagnata. Già. Si torna tutti a casa. Dolce casa.
Allora, ragazzi, gli ordini sono ordini e non si discutono. C'è rimasto un camion. Preparatevi a partire. Sì, lo so che sono 300 chilometri attraverso il deserto. E i tedeschi? La consegna è partire. Capitano, non ti muovere. Ho dato un ordine, eseguitelo. Hai finito di dare ordini qui. Ti avevo già avvisato di non commettere errori. Hai voluto giocare alla guerra con le nostre teste, ma adesso basta. Lei è completamente pazzo. Rischia la corte marziale per questo. È insubordinazione. Insubordinazione, per colpa tua sei dei nostri, sono morti. Tu e tutti gli ufficiali incapaci che per una medaglia se ne fregano di quelli che crepano. Calmati, sergente. Io lo so. So quello che è passato. Dino me l'ha detto che tu... Levati di mezzo! Non lo capite? Se lo seguiamo ancora, moriamo tutti uno a uno. Io ti farò fucilare. Puoi contarci fin d'ora, Sullivan. Non credo proprio. Perché questa opportunità non te la lascio, capitano. Non fare pazzie, Sullivan. Avverti il capitano! Arrivano i tedeschi! Attenta a quello che fai. Avanti. Eccoci qua. Come può vedere, ho mantenuto la promessa. Grazie. Ma che vi succede? Non vi ha mica fatto effetto lo sbarco americano? Ah, non dia troppo credito al nemico, capitano. E Tomasini? Siamo anche noi in movimento. Tomasini ha già raggiunto il comando. Ah. Tenente Heitzel, la stanno chiamando alla radio. Urgente. Mi scusi. Devo mettermi anch'io in contatto con il comando. Se permette, vengo su con lei. Ah. Tenente. Dai, che c'è. Qui, Heitzel. Allo? Provato il guasto? No, signore. Ehi, Lini. Sono Heitzel, passo. Da qua. Pronto, pronto. Sono Casper, hai tu la cuffia, Heitzel? Sì, perché? E sei il solo a ricevere, vero? Ma certo, che cosa c'è? Ascolta bene. Valli e gli altri sono americani. Commandos. Sono venuti per i pozzi. Hai capito? Fa attenzione a non tradirti, Heitzel. Sì, sì, capisco. È proprio stabilito? Sì, insomma, siete certi che... Sì, Tomasini è riuscito a fuggire e già avvertiti. Gli altri tutti morti. È evidente. Ho capito benissimo. Vai avanti. Quali sono gli ordini per me? Passo. Cerca di prendere tempo. Arriverò io con qualche carro. Sì, certo, perfetto. Non attaccarli, capito? Ieri hanno recitato loro. Oggi tocca a noi. Ah, sono proprio buone notizie. Forzeremo i motori, aspettaci. Passo e chiudo. Presto. Andiamo.
Peccato per Tommasini. Avrei voluto salutarlo. Ha lasciato a me i suoi saluti per lei. Brindiamo alla nostra alleanza e al nostro incontro. Al nostro incontro. Bevo ad un amico presto conosciuto e presto perduto. Sì, perché le nostre strade da questo momento si dividono. Capitano. Ehi, tu! Metti in moto e portalo sotto. Avvisa gli altri. Ero in debito con lei. Volevo ringraziarla per la bella serata di ieri. Nessun debito. Un po' di cameratismo tra soldati. No. Tra amici, capitano. Ma che fanno alle bombe? Secondo me stanno perdendo tempo. Fa di sotterrare le armi. Ok. Forza ragazzi, dai, dai, più smetti! Presto, vieni, bazooka. Vai a vedere cosa fanno. Beva, sergente. Le ho già detto che bere mi fa male. Ma questa è un'occasione del tutto speciale. Non ne avrà altre dopo. E poi non può rifiutare. Avanti voi!
esercito degli americani hanno nuove armi anticarro. Che stia attento! Tieni pronto, vai! Alzo due, puntate al centro! Fuoco! Perché non lo diciamo anche a loro che la missione è annullata e che non ci frega più niente dell'acqua? Cosa? Sotto! Muovetevi! Coraggio, vieni con me! Eccoli, stanno arrivando.
Madonna! Madonna mia! Madonna! Dove vuole andare? A chiudere tutti i conti, capitano. Col suo permesso. Addio. Oliver, torna indietro! Sullivan!
Fuori!